Mi trovo al terminal bus, al park and ride di Cimino e voglio evidenziare alcune assurdità, alcune illogicità al presidente di Chima Mobilità Amat Giorgia Gira, al direttore Piazza, all'assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno. Allora, intanto qui c'è, qui a Parco Cimino, c'è un uso appunto della navetta che porta in centro, non eccezionale, ma certamente superiore come numero di utenti rispetto a chi usa il servizio navetta, per intenderci, di Porta Napoli, del park and ride di Porta Napoli. Allora, domanda: perché destinare qui un solo mezzo, una sola navetta, visto che c'è una maggiore affluenza, e invece ne sono a disposizione due al park and ride di Porta Napoli, laddove invece c'è una minore affluenza? Già questo dovrebbe farvi ragionare e, come dire, dosare, disporre meglio le navette. Forse avreste bisogno di passare dalla teoria alla pratica e scendere in campo, vedere quelle che sono le criticità. Punto numero uno. Altra cosa assurda, e siamo al secondo punto: se io abito in centro, come abito in centro, e voglio prendere, e voglio arrivare qui, arrivare all'Auchan, per capirci, a Porte dello Ionio, io devo prendere il bus, arrivare dal centro, arrivare qui al park and ride, aspettare un quarto d'ora e poi prendere il bus che mi porta all'Auchan, mentre prima c'era direttamente la fermata all'Auchan. Cosa assurda! Perché non ripristinate quella fermata che già c'era e consentiva direttamente al cittadino di arrivare dal centro all'Auchan, invece di fargli fare le tappe del Giro di Taranto, non del Giro d'Italia, dal centro al park and ride, sosta di un quarto d'ora per attendere il bus che porta appunto la navetta che porta appunto a Cimino. Mi sembra una cosa davvero assurda. Immaginate un po' cosa accadrà con la pioggia, con l'inverno, e immaginate la stessa cosa con il caldo torrido d'estate. No, dovete fare impazzire i cittadini. Il cittadino deve arrivare qui, deve aspettare e poi deve andare all'Auchan, quando invece direttamente arrivava all'Auchan e senza questo stop and go, senza questo giro di Taranto che voi avete inventato. Dovete vivere la realtà, voi siete troppo distanti dai cittadini, perché Giorgia Gira, il direttore Piazza, l'assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno, quando mai hanno preso nella loro vita il bus? Mai. Quando mai sono andati all'Auchan a Porte dello Ionio con il bus? Praticamente mai. E allora non capiscono le vere esigenze del cittadino, non capiscono le difficoltà della signora Maria che deve stare come una cretina, scusate l'espressione, qui ad aspettare un quarto d'ora per andare poi all'Auchan. Avete capito o no? Siate più umili e ascoltate le istanze dei cittadini. Mi sembra davvero una cosa incredibile. Pensate poi un po'. Qui non ci sono pensiline, non c'è nulla. Immaginate cosa accade con la pioggia, tra un po' arriverà l'autunno, l'inverno, ma immaginate anche cosa sarà con il sole cocente. Cioè, quando si organizza un park and ride, signori cari, non è che si sta giocando, cioè bisogna infrastrutturarlo, bisogna dotarlo di servizi, cosa che voi non avete fatto, non avete fatto. Dove sono le pensiline? Dove sono? Voi le vedete? Io non le vedo. Non le vedo proprio. Ce ne sarà una, due, ma sono assolutamente insufficienti, assolutamente.